Ecco, ora io chiedo allo
essere rivolti, di dire una parola, ascoltiamo, ci sediamo. Signore, quando arriva la messa del Santo Natale, per noi è un altro anno vissuto insieme. Un momento che noi aspettiamo di volta in volta, perché il Natale stesso anticipa poi quella che è la Pasqua di Resurrezione. Questo lo abbiamo anche appreso domenica scorsa a Salice Salentino, dove parlando della storia del presepe dell'Italia del Sud, nella tradizione proprio non è tanto importante la divinità, ma quello che accadrà dopo la divinità. Per noi è una nascita ex novo quest'anno, perché come diceva lei è la prima messa di Natale col nuovo direttivo dell'associazione, appunto la vicepresidente l'avvocato Francesca D'Agostino, le segretarie della professoressa Domenica Conti e Rosaria Ricotti, la consigliera della Conti per la comunicazione l'architetto Leonora Praticò, la referente della poesia, la referente teatro e cinema, la dottoressa Paola Benavoli, la referente laboratorio teatrale, la scrittrice Clara Condello, le nostre Enza e Marina Custola, le nostre editrici di coro, la delega alla multimediale con l'artista Francesco Locutella, la delega all'immagine con il grafico Filippo Fucca e la delega alla logistica ed eventi, la professoressa Luisa Gimondo e Santina Milano. Proprio per questo, per la diversità di espressioni che va a identificare l'Associazione Culturale delle Muse, da oggi noi potremmo battezzarla la Santa Messa della Cultura, perché in effetti tutti i saperi convergono e coinvolgono questa associazione. Di conseguenza il messaggio più grande è proprio quello del fare parte anche della parrocchia del soccorso, in quanto le muse appartengono a questo territorio. E quindi il nostro invito è un invito anche a partecipare, a essere parte attiva di questa comunità parrocchiale. Concludo con una frase della preghiera degli artisti. La nostra vita sia un canto di lode alla tua bellezza e le nostre opere raggi luminosi che illuminano le strade degli uomini. Donaci il tuo perdono e la tua benevolenza, donaci il tuo spirito di sapienza e di bellezza, ispiraci con il tuo amore e la tua grazia e donaci ali stupende affinché con l'arte ci innalziamo fino a te. Intensifichiamo anche la nostra preparazione al Santo Natale invocando lo Spirito Santo che è luce e fuoco, ce lo dice Giovanni oggi, il Vangelo, e lo Spirito Santo purifica i nostri cuori da ogni compromesso col male, col peccato. E per questo che celebrando questi santi misteri vogliamo chiedere prima perdono al Signore, dicendo con umiltà, confesso a Dio e a voi fratelli, con ogni peccato, pensiero, parole, opere e funzioni, per mia volta, mia restituzione a loro, e subito la grazia del Signore e della mia vita, e anche i santi, e voi fratelli, e la grazia del mezzo, Signore e Dio. Io, onnipotente, abbia misericordia. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo con Dio, fonte della vita e della gioia, rinnovaci con la potenza del tuo Spirito, perché corriamo sulla via dei tuoi comandamenti e portiamo a tutti gli uomini gli ebbe l'annunzio del Salvatore Gesù Cristo tuo Figlio, Regno di Dio, e riprenda con te l'unità con lo Spirito Santo per tutti i secoli e i secoli. Amen.
Parola di Dio. Battezzerà di Spirito Santo e del cuore.
tiene in mano una palla per pulire la sua aria e per raccogliere il frumento nel suo granaio. Lo aggiungerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni, Giovanni evangelizzà il popolo. Parola del Signore. Quello che Gesù nella sinagoga di Nazareth vi dà sul confessare nella sua prima predica che fa, il suo paese natale, dove non verrà accolto troppo, e dove Gesù dirà quella famosa frase: nessuno può credere nella sua parte. Dice: Signore, è sopra di me, mi ha mandato a portare la lieta novella ai poveri, agli umili. Lui richiama Isaia, il profeta Isaia, perché vedete, questo è Natale. Egli è l'annunzio che Dio fa ai semplici, ai buoni spiriti. Natale, per questo è bello, perché non amiamo la semplicità dei presenti e restiamo estasiati dinanzi a quell'immagine di un bambino che non ha mangiato quanto un fascio tenuto da una vergine madre e da un uomo Giuseppe che ha accanto e che protegge questa bambina. Poi c'è la natura, la sinella, il bue. Così hanno conosciuto Gesù. E questa è la bellezza del Natale, cari fratelli. La semplicità di Dio, perché Dio così ci ama. E nella natività noi cogliamo questo amore infinito di Dio che si fa uno, si è fatto uno di noi, ha accolto la nostra natura umana, ma per elevarci alla sua dignità, di Dio. Giovanni nel Vangelo diceva: adesso io mi battezzo, un battesimo di conversione, di penitenza, ma verrà dopo di me uno che mi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Egli però che impiegherà in voi quella potenza di Dio. Egli vi farà figli suoi. Ecco il Natale cos'è. Questa grande dignità di diventare figli di Dio si realizza nel Natale, ciò che Dio fin dal principio aveva promesso ai nostri progenitori peccatori, Adamo ed Eva, egli avrebbe mandato il suo figlio, quel figlio che nasce nella povertà assoluta, che muore anche nella povertà assoluta, in una croce nuda, come nuda la croce, l'albero della croce, sorgerà il terzo giorno per dirci che noi siamo destinati alla gloria di Dio e se c'è un altro che la gloria di Dio, c'è un altro salmo che dice la gloria di Dio è l'uomo vivente, che tu Signore hai fatto un po' meno degli angeli, di gloria e di onore hai coronato. Perché Dio, prendendo la nostra carne nel seno di una vergine, di una donna, della natura umana, la Vergine Maria, Dio si è fatto uomo.
come lui, dice un bel canto. Siete, dice il professore, che guardando al presepio dobbiamo pensare anche alla Pasqua. Il grande Sant'Alfonso Maria dei Buoni, colui che ci ha regalato un bel canto uscente dalle stelle, ma anche tanti canti di dialetto napoletano, perché il cuore di questo grande avvocato, di questo grande vescovo napoletano, che era Alfonso Maria dei Buoni, che veniva dalla famiglia nobile, che nell'umiltà del suo cuore aveva scoperto la semplicità del presente, e lui lo canta in maniera meravigliosa, come anche il canto di Arezzo napoletano, come nascente ninno, come nato piccolino, e dice: perché piccolino sei tu triste? Dice a un certo punto. Lo so, risponde Alfonso, perché tu già stai pensando alla tua passione e alla tua morte per noi, perché per questo sei venuto. Per elevarci alla tua dignità di figlio di Dio, ma per elevarci a questo tu devi sacrificare te stesso. E allora certamente il Natale è legato indissolubilmente alla Pasqua. Indissolubilmente, perché il Natale ha una poesia profonda, grandissima. Padre mio, io sono molto devoto di te. Per Dio, in ansia, nel presente, alla notte, non bisognerebbe commuoversi, guardando e medesimandosi negli occhi di quel bambino che spesso appariva nelle braccia, come andavano poi le testimonianze, che hanno visto questo bambino apparire nelle braccia di Padre Pio, ed egli lo portava con lui. E lo baciava. E lui lo guardava anche quando era a confessionare, a confessare, voleva che il presepio fosse dinanzi al confessionale. E lo guardava quel bambino innamorato, lo contemplava. O se lo contemplassimo, quel bambino con tanto amore per fratelli, e diventassimo anche noi piccoli, semplici. Allora capiamo qual è la vera cultura dell'uomo che rispetta il creato, dell'uomo che rispetta il fratello, dell'uomo che sa che l'amore è quello che fa girare l'universo, che fa girare la vita, l'amore per il fratello, e l'amore che dà ragione. Oggi è la terza domenica del Trento, non la chiamiamo domenica d'Aubeni, cioè domenica della gioia. Abbiamo ascoltato la prima lettura del profeta Sofonia. Voglio riprendere alcune frasi. Rallegrati, figli di Sion, grida di gioia, esulta e acclama con tutto il cuore. Ecco, cosa dice il profeta a noi? Questo dobbiamo fare, aspettando il Signore, gridare di gioia e acclamare con tutto il cuore. E poi continua, non temere, non lasciarti mai cadere le braccia. E per conforto, per fratelli, per quelli che cadono nella depressione, non farti cadere le braccia. Il Signore è in mezzo a te ed è un Dio potente, rivolgiti a noi. Perché il tuo Dio gioisce per te, ti rinnova col suo amore, egli esulta e grida di gioia per te. Il Signore grida di gioia per te. L'ha gridato sempre il Signore di gioia per te, perché ci ha amato, tanto amato, da dare il suo figlio per noi. E l'ha mandato in mezzo a noi. Noi abbiamo risposto a questa lettura di Sofonia col Salmo, che canta e risulta
perché grande in mezzo a te il Santo Israele, in mezzo a noi, cari fratelli, perché il Natale non è il compleanno di Gesù. La festeggiamo il nostro compleanno, il Natale non è il compleanno di Gesù. Il Natale è Gesù che rinnova il suo amore per noi, venendo ancora una volta per noi, per farsi contemplare nella sua bellezza. Come dicono i salmi, appare, ti abbassa per noi la gioia, la bellezza, e abbassa, ed appare ogni anno per noi questa gioia e si rinnova. E così vedete anche Paolo, rivolgendosi ai Filippesi, fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti e la vostra amabilità sia nota a tutti, perché il Signore è vicino, sta venendo in mezzo a noi. Ecco la gioia del Natale, cari fratelli, il Signore viene, manca poco. Esprimiamo questa gioia e queste due settimane che mancano alla sua venuta. E cosa dobbiamo fare allora? Cosa dobbiamo fare per sentire questa gioia? Ce lo dice Giovanni nel Vangelo. Vanno tanti a convertirsi nel Giordano, a farsi battezzare, e gli dice: io amministro un battesimo di penitenza, ma dopo di me verrà uno del quale non sono degno nemmeno legare i lacci dei sandali. Leggerà il Spirito Santo e fuoco. E tutti andavano da quest'uomo sporco, vestito con pelle di cammello, si nutriva di cavallette e di mele selvagge, però vanno da lui, dalla Giudea e dalla Galilea, a chiedere un battesimo di conversione. E come dovremmo fare prima in questi giorni? E un battesimo di conversione, cioè confessarci. E vedremo cosa dobbiamo fare per sentire la gioia del Signore che viene. Ed egli dice: avete due pulite, datene una a chi non ne ha. Avete due mantelli, datene una a chi non ne ha. Avete due cappotti, datene una a chi non ne ha. Avete due camicie, datene una a chi non ne ha. Non ci avete da mangiare, datene. Ecco, ci dà un verbo per prepararci a Natale, il Battista. Il verbo dare. Che cosa vuol dire questo verbo dare? Voce del verbo amare. Perché l'amore che dona, come Gesù si è donato. Se noi vogliamo amare veramente e sentire nel cuore della gioia, doniamo questo Natale. Abbiamo qualcosa, abbiamo tre altri. Abbiamo il nostro amore e l'altro sopra. Ecco. Abbiamo da mangiare, non vediamo proprio il povero a casa. E se non è possibile, sappiate che non abbiamo una casa accoglienza, aspetta tutti voi, non per venire a mangiare, avete le vostre case, ma per venire a portare qualcosa da mangiare a tutti. Insomma, questa sera avete portato qualcosa per i nostri fratelli. E allora, dare, voce del verbo, amare, così possiamo prepararci a Natale. Miei carissimi fratelli, muoiono i poeti, ma non muore la poesia, perché la poesia è finita come la vita. Scrive Aldo Marzetti, Signore Cipriano. Ascolta il Signore. Per crescere è indispensabile sentire di appartenere a qualcosa e a qualcuno, un amore, un'ideologia, una bandiera, una fede, un amico, un maestro. Signore, ti preghiamo per noi soci muse, affinché la cultura possa essere insieme alla fede
parte integrante della nostra vita. Preghiamo. Ascolta Gesù Signore. Affinché nessuna cultura può vivere se cerca di essere esclusiva, come scrive Dante, preghiamo. Ascolta Gesù Signore. Il progetto dell'Istituto Comprensivo diretto dalla Preside molto
però sarà un altro momento che le luce avvicinano, e questo è il punto 6 del simbolo dei ragazzi della scuola. E per finire, il nostro carrello della spezza, che ormai simbolicamente rappresenta l'aiuto attivo e attivo del nostro caso d'orso. Di gioia, grazie.
tradizione che, come dicevamo durante la celebrazione eucaristica stasera, dimostra come anche i riti fanno parte della nostra vita e del vivere civile e sociale dell'associazionismo. Dunque un impegno questo che vede sempre di più l'associazione ingrandire quelle che sono la presenza dei propri soci e che trova stasera la presenza di 12 nuovi immessi all'interno del nostro sodalizio, personalità che appartengono al mondo sociale, al mondo civile della nostra città. Il saluto stasera lo facciamo anche, aspettavamo la terza presidente ma non ci sarà, ha mandato un messaggio, ma salutiamo con un applauso due tra le associazioni con cui le Muse lavorano e operano. Da una parte la cultura della donazione, quindi salutiamo la presidente Franca Arena Tuccio, la presidente della Disco, l'associazione con cui noi lavoriamo e siamo orgogliosi di continuare questo messaggio insieme. E poi salutiamo la professoressa Titti Strano Pulimeni, che è la presidente della FIDAPA di Reggio Calabria e poi anche nostra socia. E aspettavamo la FIDAPA di Villa San Giovanni, ma per la presidente, per un problema dovuto a cause contingenti, ha mandato proprio un messaggio, di conseguenza non abbiamo il piacere di averle tra di noi. Do il microfono per un saluto alla vicepresidente dal 2 settembre di quest'anno, l'avvocato Francesca D'Agostino. Buonasera a tutti, è sempre un gran piacere essere insieme, ritrovarci in questo conviviale che chiude appunto questa prima parte dell'anno delle attività delle Muse. È stato un periodo molto intenso, molto bello e ricco di tanta esperienza. E anche la giornata di oggi appunto è in questo segno. Abbiamo avuto una bellissima cerimonia religiosa che ci ha fatto riflettere su tanti aspetti di questo periodo che ne andiamo ad affrontare, che dovrebbe essere sempre presente nei nostri pensieri, la solidarietà, l'aiuto ai più poveri. E adesso siamo insieme appunto per questo conviviale alla presenza dei nuovi soci, che sono persone effettivamente interessanti da tutti i punti di vista. E sono convinta che chiuderemo ancora meglio nella serata. Grazie a tutti e buon divertimento. Grazie vicepresidente, poi per un saluto alla delegata rapporti con i soci, l'architetto Eleonora Praticò. Bene, mi associo a quanto già detto e dal presidente e dalla vice. Sono contenta di ritrovare parecchi già soci e do il benvenuto alle nuove entrate. Grazie. Naturalmente le Muse non sono solamente la vicepresidente e la delegata, ma il ringraziamento va alla professoressa Domenica Conti e Rosaria Rivoti, che sono le due segretarie, e facciamo un applauso perché contribuiscono a mantenere l'organizzazione sempre perfetta, alla nostra referente di poesia, un grande piacere di averla tra di noi stasera, e la sentiremo poi più in là, la professoressa Rossana Rossomando. La referente del laboratorio teatrale, che è la scrittrice Clara Condello, la nostra instancabile, unica, il nostro maestro Enza Cuzzola, direttrice del Coro delle Muse, il delegato al multimediale, artista Francesco Logoteta, il delegato all'immagine ed editing, le nostre locandine sono realizzate da lui, il grafico per Filippo Punta, e alla logistica e agli eventi la professoressa Annunzia Gimondo e l'artista Santa Maria Milardi. Santina Milardi. Naturalmente stasera abbiamo da presentarvi i soci che ci accompagneranno
il più a lungo possibile per tutto l'anno. Abbiamo sempre detto che le Muse è una grande famiglia che accoglie, dove ci si cresce insieme, dove si fa un itinerario insieme. E proprio perché siamo una grande famiglia, anche un applauso lo facciamo stasera a una nostra carissima socia che ha la Sicilia nel DNA, ma ha sposato la nostra associazione per quella calabresità che le appartiene, che è la professoressa Maria Donzella, che oggi fa il compleanno. Presentazione dei soci. È uno psicoterapeuta, professionista noto nell'ambiente calabrese, è il dottore Guido De Caro. Quindi pregherei, man mano che vi diamo, di iniziare ad prendere postazione. Grazie, dottore De Caro, prego qui, postazione. È dirigente, già dirigente scolastico, dunque appartiene al mondo della scuola, il dottore Giuseppe Laganà. Già docente del liceo artistico, la professoressa De Stefano Capula. Continuiamo con già dirigente scolastica, tanto ha dato alla scuola e all'insegnamento al liceo classico di Reggio Calabria, la professoressa Rita Cananzi. Medico, già iscritto alla fine dello scorso anno sociale, ma è inserito in questo gruppo, il dottore Filippo Cento. Docente di italiano alla scuola Nosside Pitagoras, la professoressa Antonella Battaglia. Docente di matematica, la professoressa Mimma Conti. Dipendente già del provveditorato alle opere pubbliche, Anna Maria, dottoressa Anna Maria Regolo. Docente di lettere, ma ricca di interessi anche nel mondo sindacale, la professoressa Vittoria Jacopino. Sempre presente come educatrice e nel mondo del volontariato, la dottoressa Ada Conti. Come avviene il nostro rito? Tra l'altro la vicepresidente quest'anno è la prima volta che vede come funziona. Io vi do un foglio, ad un certo punto passerò con il microfono, io dirò io e voi direte il vostro nome e poi continuerete a leggere questa vera e propria aderenza al piacere sano della cultura. La leggerete tutti insieme e non è solamente, come posso dire, un atto di fede alla cultura, perché noi crediamo nella cultura vera, come abbiamo sempre detto. Dopo che avverrà questa lettura che faranno i nostri soci nuovi, poi passeremo insieme alla vicepresidente, alla delegata Eleonora, a inserire il nuovo distintivo, perché quest'anno noi abbiamo fatto il nuovo distintivo. Quindi intanto pregherei Rosaria di distribuire questo foglio a tutti i nostri nuovi soci. Prendete gli occhiali, così in caso è scritto molto grande. Prego anche a Pier Filippo poi di fare una fotografia tutti assieme, ma la faremo dopo. E naturalmente questa è la formula che ci contraddistingue da 18 anni circa ed è rimasta invariata nel tempo. Poi questo foglio sarà vostro naturalmente e la fotografia di gruppo, insomma, mi raccomando, per Filippo, per averla agli atti.
Allora, io dirò appunto la parola, dico io e poi i vostri nomi, e successivamente, appena arriveremo all'ultima socia che dirà il suo nome, il foglio di manca, grazie, appena ci sarà l'ultima lettura, leggerete tutti assieme questa vera e propria formula che vi fa entrare ufficialmente a far parte della grande famiglia delle muse. Successivamente vi daremo la consegna del distintivo. Io, Guido, Gabriella, Rita, Filippo, Antonella, Mimma, Anna Maria, Ada, Vittoria. Prego. Socio dell'Associazione Culturale delle Muse, dal Laboratorio delle Arti e delle Lettere di Reggio Calabria, mi impegno a essere testimone attivo nella mia vita umana, lavorativa, associativa e sociale, nel senso dell'onestà, della comunicazione della parola, della mia e della presenza. Prego a Francesca di inserire il benvenuto al nuovo socio. Fai la fotografia. Benvenuto al nuovo socio Guido De Caro. Applauso che Leonora. Successivamente e poi benvenuto al nuovo socio Giuseppe Laganà. Un applauso. Questo è il piacere, certo, alla mia gente. Vieni. Prima la scelta del lavorato. Benvenuta alle muse. Un attimo, aspetta. Rosa Cananzi, prego. Francesca, sì. Metto qui sulla mano. Sì. Attenzione, sì. Benvenuta come socia alle muse, appunto, la nostra nuova socia Capula. Il nome, chiedo scusa che non Gabriella. Gabriella Capula, grazie. Prego Eleonora, consegna del distintivo. Benvenuto al nostro socio Filippo Cento. Benvenuta alla nostra socia Antonella Battaglia. Prego Francesca. Benvenuta alla nostra socia Mimma Conti. Ora, se per favore la signora Anna Maria Regolo, Ada e Vittoria da questa parte, perché devo presentare altri due soci, perché abbiamo diviso le cose, che sono dentista, professionista, medico, il dottore Bruno Amodeo. Prego, Amodeo, questa, prego, Amadeo, e poi praticamente Domenico Minniti, già dipendente delle Ferrovie dello Stato. Prego, qui. E allora, partiamo dalla lettura. Prego. Io Bruno. Io Domenico. Prego.
leggendo la sezione romana delle misere, la portatore delle arti e delle lettere, Reggio Calabria, mi impegno ad essere testimone attivo della mia vita umana, lavorativa, associativa e sociale, nel senso dell'onestà, della comunicazione, della parola, dell'armonia e della bellezza. Francesca, puoi procedere al dottore Bruno. Attenzione alla giacca. Non è un problema. Metto da qua. Benvenuto Bruno Matteo tra i soci delle Muse. E poi benvenuta per Filippo Anna Maria Regolo. Eleonora? Ah sì. Un attimo. Ok. Benvenuto a Domenico Minniti, tra i soci delle Muse. Benvenuta ad Ada Conti, tra i soci delle Muse. Ultima. Benvenuta. Benvenuta Vittoria Jacopino nel nostro sodalizio culturale Le Muse. Tutti i soci potete lasciare il foglio e ci facciamo una fotografia e poi tutti assieme. Allora, dovete sapere che Francesca è socia già da tempo, però lei non ha mai partecipato alla cerimonia, quindi mi riservo di inserire il nuovo e rivendica. Lo posso fare. Ed ecco il nostro distintivo alla vicepresidente. Ok, un attimino fermi. Bruno, dottora Matteo, questa D è sempre la mia, eh. Allora, una tua. Sta sempre una tragedia, mi ricordo. Allora, prego, vuoi dire qualcosa? Ho seguito sempre con rispetto alla questa associazione, anche se non ne facevo parte, molto commentando, pubblicando anche il mio profilo Facebook per questa iniziativa, perché avevo in mente di partecipare, di iscrivermi, però l'impegno professionale, ma tanto io sono un po' più libero di me. Oggi su questa non iscrivo. Da dirigente medico è un po' più libero. Sì. Volete dire qualcosa? No, nella brevità, così. Nella brevità. Sono contenta di fare. Io ringrazio l'associazione Le Muse, nella persona particolarmente del presidente, perché mi sono avvicinata all'associazione, perché io lo vedevo e lo ammiravo all'archivio di Stato. Le sue doti sono eccezionali, di organizzative soprattutto, culturali. Grazie a tutti i soci per l'accoglienza, per l'affetto che mi hanno dimostrato, anche se non mi conoscevano, ma è come se mi avessero conosciuto da tanto. Grazie. Grazie. Chi è che vuole dire qualcosa? Dottore? Anna Maria. La brevità, così parliamo. Ah, giusto, certo. Certo. Brevità. Non posso. Non posso darti soluzioni per tutti i problemi della vita, non ho risposte per i tuoi dubbi o timori, posso però ascoltarli e dividerli con te.
Non posso cambiare il tuo passato né il tuo futuro, però quando serve starò vicino a te. Non posso evitarti di precipitare solamente, posso offrirti la mia mano perché ti sostenga. La tua allegria, il tuo successo, il tuo trionfo non sono i miei, però gioisco sinceramente quando ti vedo felice. Ho finito. Non giudico le decisioni che prendi nella vita, mi limito ad appoggiarti e a stimolarti se me lo chiedi. Non posso evitare la tua sofferenza quando qualche pena ti tocca il cuore, però posso piangere con te e raccogliere i pezzi per rimetterli al nuovo. Non posso dirti né cosa sei né cosa devi essere. Qui mi sono preso una licenza poetica, che è quello che voglio comunicarvi. È una poesia di Borges questa che ho letto. Solamente volevo esserti come sei ed essere vostro amico. Il mio intento è proprio questo, essere vostro amico. Grazie per la bellissima lettura di questa poesia. Sì, sono felice di essere venuta a far parte di questa bella associazione, data la stima e l'affetto che mi ha sempre legato Giuseppe, sono sicura che questo diventerà un affetto che si aprirà a tutti i componenti di questa bellissima associazione. Devo dire una cosa fuori dal coro, perché tutti diciamo sempre che Reggio non funziona niente, però questa associazione funziona benissimo e dobbiamo dire un grande grazie al professore Livoti, che ha la capacità di riunire tante persone con grande affetto. Grazie. Grazie. Anche io sono veramente felice di far parte di questa famiglia, perché ci dà l'opportunità di un arricchimento culturale ma soprattutto umano, quindi sono felice e grazie a tutti per l'accoglienza. Mimma, allora, concludo con... Io davanti al microfono diciamo trovo un po' di difficoltà, però è già dall'altra volta, dalla serata delle nomine, che volevo fare questo ringraziamento al presidente Livoti. Perché insomma col suo gesto quella sera mi ha accolta alla sprovvista, però naturalmente sono stata piacevolmente accolta alla sprovvista, perché mi sono vista investita di una fiducia che naturalmente cercherò di ripagare al più presto. Grazie, e concludiamo con Anna Maria Regolo. Dovete sapere una cosa, con questa signora io ho scoperto, io avevo 21 anni, 22 anni, e presentavo le mostre di suo padre, notissimo artista, Gigi Regolo. Era un maestro veramente della mediterraneità, le sue barche, il suo mare, le reti, i pescatori. Ed era veramente, quando entrava in galleria, io ero in una nota galleria di Reggio che facevo un po' di apprendistato tra virgolette, spezzava l'aria, perché era serafico, tranquillo, sereno, e portava la stessa serenità di questi pescatori che galleggiavano nelle tele. E poi quando me l'ha detto, ho detto: ma tu guarda come tutto torna. Anna Maria, sono un pochino emozionata al ricordo di mio padre. Comunque sono felice di essere entrata a parte di questo sodalizio. Sono stata accolta benissimo dal presente presidente Giuseppe, una persona di grande cultura, di grande umanità soprattutto. Ecco, mi sono accorta fin da subito, ecco, quando ha accennato a mio padre, la prima volta quando sono venuta a iscrivermi. E quindi penso, già so che mi troverò benissimo e spero di poter dare il mio supporto. Ecco. Grazie, e noi crediamo in voi. Prego. Grazie. Buonasera. Questa è veramente una serata speciale a cui io non ho voluto mancare, malgrado i miei acciacchi che ormai durano da un anno. Vi complimento sempre di più, e sembro ripetitiva, ma non potrei dire altrimenti, con il professore Livoti, perché ho visto delle persone che sono entrate a fare parte di questa bellissima associazione, e quasi quasi mi viene un po' di invidia, che facciamo? Perché non ne portiamo qualcuna? Certo, ogni presidente tira l'acqua al proprio mulino, perché conosce le caratteristiche dell'associazione che presiede.
Mi complimento, mi auguro sempre che vada sempre, sempre avanti questa associazione, della quale tutti quanti noi ne abbiamo approfittato, ne abbiamo utilizzato la presenza e il carisma del professore Luoghi. Quindi grazie anche per questo invito che ho accettato molto volentieri. Che la devo dire? Al prossimo anno. Grazie. Grazie. Grazie Presidente Risco Franca Arena, Presidente della Pilata. Buonasera a tutti, credo che buona parte di voi mi conosce perché più volte intervengo e quindi insomma non ho bisogno di essere ulteriormente presentata, però voglio dire sono molto contenta che l'associazione abbia questa exploit grazie al Presidente fattivo, attivo, super... organizzato, organizzativo eccetera, e vedo che sta raccogliendo i frutti della sua, del suo instancabile interesse per portare avanti l'associazione. Vedo che ci sono entrate tante persone stasera e chiaramente un po' di invidia anche noi l'abbiamo. Nella mia associazione ne sono entrate 5 e qui invece le cose sono naturalmente molto molto più numerose e sicuramente Peppe ha una pille in più, che dobbiamo dire. Comunque, l'importante è anche collaborare, certo, noi collaboriamo insieme spesso e ci scambiamo le nostre esperienze e faremo anche da cose insieme. Grazie, grazie alle presidenti. Noi vi auguriamo un buon Natale, questo è l'inizio praticamente la nostra serata che possa avere una buona continuazione. Ringraziamo Melito TV, il nostro Dario Amodeo che ritorna al piacere della telecamera e sostituisce Francesco Logoteta, così come ringraziamo l'editore Bruno Taverna. Stamattina io sono stato in radio per presentare un giovane talentuoso che fa il rapper, che porteremo presto alle Muse, è un ragazzo, tra l'altro un ragazzo cresciuto in un ambiente molto particolare, questo lo scopriremo nel mese di gennaio. È un rapper, un ragazzo che frequenta il liceo classico e che denuncia il male dei giovani di oggi, e presto lo scoprirete. Stamattina sono stato io in radio proprio per fare il collegamento radio televisivo e presentare questo giovane Salvatore Pani, di cui vi diremo più in là. E così come, prima di concludere, voglio ringraziare Enza Cuzzola che ieri mi ha permesso di presentare il suo bellissimo concerto del coro Doremi di Voci Bianche, ha incantato il teatro Cilea con dei brani che ci hanno fatto viaggiare seguendo il mondo del Natale in tutti i paesi. Quando si dice la coralità, Enza è la coralità, è riuscita a dare rigore a dei ragazzi, a dei bambini per un concerto che ha parlato al cuore. Quindi grazie anche al nostro direttore di coro. Martedì ci esibiremo con Laboratorio di Teatro, con la nostra Clara, con Trisulina, ci esibiremo alla Società Operaia di Bagnara, questa associazione culturale di Bagnara, quindi saremo lì presenti. E grazie a voi di tutto. Buona serata e direi di iniziare però con una piccola contaminazione in vernacolo. Rossana, ci devi dire qualcosa in vernacolo, prego presidenti. La nostra Rossana Rossomando non doveva venire, invece è venuta, mi ha fatto un grande piacere. Un inizio in vernacolo. Grazie Giuseppe, sì, veramente è la prima volta che vengo e sono felicissima di essere assieme a voi e ringrazio tutti, soprattutto i nuovi soci che fanno parte di questa meravigliosa famiglia che è Le Muse e della quale io sono onorata di far parte. E una mia poesia è in dialetto, a speranza. Se ti senti disperato, se sto mondo è contrattia, non partire scoraggiato. Non ti perdere a pazzia. Se i problemi sono tanti, se la tua vita non è niente, futtati di tutti quanti e non gira presso i genti. Carmo e figo tu ci vanno quando tutto pare nero, quando a notte non c'è sonno, non ti perdere il respiro. A speranza e una ricchezza che conforta il tuo dolore.
e ogni cosa si raddrizza con l'aiuto del Signore. Grazie, ci sentiremo dopo. Grazie a tutti, buon Natale e buona cena, quindi grande complimenti a Natale Nappa per l'accoglienza e per l'organizzazione che è impeccabile, però è nostra, quindi l'applauso a Natale che sempre ormai è il nostro punto di forza per la ristorazione quando facciamo le cene di rappresentanza. E allora mi sono scervellato su che cosa quest'anno doveva essere il pensiero per voi soci da portare a casa e per gli amici che partecipano a questa cena. Allora ho pensato che è stato un anno un po' turbolento per tutti. È vero, signora Franca, tutti a casa abbiamo qualche problema alle spalle o spesso lo dobbiamo affrontare, o quindi ci vuole, bisogna tornare con una linfa nuova. Ed ecco la linfa nuova che può entrare, che tra poco io e Francesca regaleremo. Ecco a voi il pensiero di Natale delle muse, che è il signor Corno Natalizio. E siccome si deve regalare, perché naturalmente se non si regala non ha valenza, le muse vi fanno questo omaggio a voi due, quindi voi tornate, quindi tornerete carichi. Quindi ora passiamo io e Francesca e li distribuiremo uno per ognuno di voi.